siamo da Angelo Budorti e domenica sono le ore e mezzogiorno. Buongiorno. Attenzione che hanno 20.000 gradi. Mesca. A me i calici. Mesca, congiuntivo, mesca. Mesca. Mesca, del verbo mescere. Mesca. Ed è uno. Va bene. Tanto prendiamo al poeta. A voi ragazzi, a voi. Polpette. No, la dovete finire con questi libri. Con questi libri la dovete smettere. Facciamo oggi 1-0 per noi. Buonissimo Mattia, 1-0. 1-0. 2-1. Ma da dove venite? Dove venite? Da Taurianova. Lui sta scendendo da... Dove sta scendendo? In Bologna, da Bologna. È venuto qui, ma c'è giacchetta, figlioli. Vabbè. Un ex. Gli batteremo le mani per quello che ha fatto il Reggio e poi è posto, però forza Reggio. No, però non c'è niente a vincere. Vi saluto, ciao, ciao ragazzi, ciao! Ragazzi, è dura dopo aver bevuto un bicchierino di vino e aver degustato Polpette andare prima a casa, far finta di essere sobri e poi andare allo stadio. Andiamo. No, vabbè, ma non sogno un briaco, ma guardate. Tegno Cumperi. Allora Jack, adesso io voglio dirti una cosa, perché io te la devo comunque dire. Comunque hai esordito dicendomi buona domenica. Buona domenica. Secondo me ti sei compromesso, perché per me oggi è una buona domenica. Allora, stavo per dirti una cosa. Se le tue domeniche dipendono da un risultato di calcio, allora se caro faccio. Simone, io voglio dirti una cosa. Tu già sei entrato, ma a piedi uniti, l'hai scritta la storia della regina, conquistando la Serie A, essendo il primo giocatore amaranto a sbarcare, a mettere il piede sulla luna, uscendo da capitano dal tunnel delle Alpi a Torino, l'esordio in Serie A, tutte queste cose qua. Io voglio dirti una cosa, fai attenzione, perché potresti oggi, non vorrei che oggi volessi in qualche maniera entrare nella piccola storia, perché c'è la grande storia e la piccola storia. Io te lo dico, perché poi su fatto tuoi, guarda che nella storia del calcio la Cremonese, a parte lo spareggio, ma quello ai rigori, dico sul campo, contro la regina non ha vinto mai. A Borico non ci spaccano i gommi. A Borico non ci spaccano i gommi. A Borico non ci spaccano i gommi. Non può parlare. Oh, silenzio stampa, silenzio stampa. Perché? Silenzio stampa. È infelice. Che è successo? Perché? Peccato, niente salto di qualità. Reggio aveva bisogno di questo, già siamo così, combinati. Vabbè, ma il calcio, padre, almeno... ma lei mi insegna che c'è sempre una possibilità. Certo, la prossima, contro il Benevento. Ma secondo lei dove ha peccato la regina? Nei cambi, ha sbagliato, Mentre Pecchi è stato veloce nel fare i cambi, lui ha aspettato troppo. Va bene. Poteva cambiare la partita. Andava pure bene un pareggio oggi. Alla fine sì. Possiamo perdonare o no? Vabbè, non c'entra niente il perdono. No. Ma non si tratta di perdonare. Va bene, allora, facciamo un sorriso, sì, via. Sì, riprenderemo sì, la sì, prossima. Alla prossima, grazie. Speriamo. Grazie. Dove ha perso la regina? La regina ha perso perché abitualmente dall'inizio del campionato giochiamo con uno, due o tre uomini in meno. Il primo... Comunque un primo tempo è buono, abbastanza buono, però forse c'è stato quel vuoto. Ma quando si quel gioca vuoto... con l'uomo in meno, o con due uomini in meno, o con tre, quando entra Menezza e due uomini in meno. Callabinov è il primo, Menezza è il secondo, Rivas quando non è in forma, se no... Il problema è questo, se giocassimo in 11, quando giochiamo in 11 vinciamo sempre, perché siamo forti, ma in 9 è molto difficile. Puoi vincere in 9 i poveretti, con le squadrette di periferia, ma qui se no non c'è niente. Grazie. Ciao. Grazie. E ha perso sulla fascia sinistra loro, perché anziché cambiare hanno sfondato sulla parte sinistra della Cremonese nel secondo tempo. Un primo tempo buono, diciamo, però i primi 20 minuti del secondo hanno fatto due gol loro, un rigore parato e una traversa, cioè diciamo l'arbitro è stato pure un po' così
un atteggiamento un po' strano, però hanno meritato, c'è poco da fare, hanno meritato, e i cambi andavano fatti un po' prima, e poi Rivas e come si chiama? Menez non hanno cambiato, no, Rivas e Menez sono purtroppo da mandare a casa, da cedere. Ciao, grazie. Ma da vista sei incazzato, sei arrabbiato. Allora, per colpa di Aietti e per merito di Pecchia. Sì, ha sbagliato Cugino il nostro... caro. Hai capito? Ha sbagliato i cambi, perché non l'ha fatti prima. Sull'1-0, quando ha visto che ha parato il rigore, ha fatto quelle due parate, doveva spezzare il gioco. Era già in sofferenza, dice. Infortire il centrocampo. È lui che mi mette fuori a me, nel senso, trova tutte le soluzioni. Ha un Dennis che ha grinta, non potevamo fare più niente perché ci hanno buffati in tutti i sensi. Ci hanno buffati. Quindi secondo me l'ha persa Aietti e l'ha vinta Pecchia con i cambi. Grazie. Merito a loro. Grazie, grazie. Cioè, una volta andavate a contestare fuori dopo le sconfitte, ora subiamo in silenzio, ora andiamo a casa a mangiare, a pranzare. Se ci danno da mangiare. Bisogna vedere. Perché ha perso la regina? Perché ha vinto a Cosenza. E quindi quando vince fuori poi perde in casa. Ormai è così, mi pare così. Guarda Alfredo, oggi ho rinunciato alla mia Reggio Mediterranea, ma non per scelta mia, è stato un regalo di mio marito, mi ha detto vai a vedere la regina. La Reggio Mediterranea giocava alle 2:30, la regina giocava alle 14. E che ha fatto la Reggio Mediterranea? Per adesso sta vincendo. Bene. Manca un quarto d'ora ancora alla fine. Guarda, che cosa vuoi che ti dica? Non lo so, dopo che è stato pagato il rigore, la regina è sparita dal campo. Non lo so, la motivazione, i cambi hanno peggiorato la situazione, secondo me. Non so che dirti, è più che essere amareggiata, non posso. Va bene così. Accettiamo anche la sconfitta speriamo di vincere fuori casa, che vuoi che finisca. Va bene, grazie. Ci rivedremo martedì sera al Granillo. Va bene. Questa volta ci sarà anche mio marito. Auguri gemello, per domani. Sì, allora tu pure sei nato il 22 novembre, allora permettete che ci facciamo gli auguri. Visto ci facciamo che il servizio... gli auguri in anticipo, però ci facciamo gli auguri. 22 novembre, bello rialo d'ufficio al regime. Aglietti ci ha fatto un regalo bellissimo. Anche tu attribuisci ad Aglietti il regalo che ci ha fatto? Solo ad Aglietti. Non pensi che la tenuta forse della regina stessa, tante volte... Sì, pago il biglietto e mi guardo la partita. Aglietti non paga il biglietto e si è guardato la partita, è la differenza. Alfredo, lui ti stanno dando la colpa a te, io non lo so se la colpa è tua, però fatto sta che noi stiamo passando un compleanno... No, noi lo dobbiamo dire, dai! Vabbè, auguri a noi, grazie! Auguri!